Il mio istinto dice che Milano, stranamente, malgrado tutte le apparenze, malgrado tutte le contestazioni dell'Expo, è comunque in grande ripresa. È una ripresa, è un fermento che io sento addosso, del quale speriamo di essere un po' il fatto autore, è stato l'aspetto un po' di scambio, di cultura, ma sento che c'è una grande presa di coscienza in tutto questo paese. Io ho fatto un arco di vita abbastanza importante qui, perché uscendo dalla Sorbonne sono venuta qui, ho fatto un master, e di questa città, stranamente, perché venendo da Parigi sembra anche un po' strano, mi sono follemente innamorata. Mi ha penetrata dentro e io mi sento anche parte. Stendhal era successo. Anche Stendhal era successo. Per Stendhal siamo a un altro livello, scusami, vorrei dire. Io sono bianca e grigia, lui è rosso e nero. Vorrei essere così messo, posto così alta. Però io in questo arco di vita. Ma infatti sei vestito di rosso e di nero. Non l'ho fatto apposta, però vedi che nulla accade perché non l'hai fatto apposta, ma l'hai fatto opposta. Comunque io in questo arco di vita ho visto solo evoluzione in questa città. Io sono arrivata qui e c'era un aspetto molto provinciale. C'era depressione, scoppiava la bomba da tutte le parti, c'era BR, c'erano persone spaventate e persone piene di speranza. Adesso non sento lo spavento, non sento la speranza, però è un po' di anni che c'è questa calma, questa quieta, sia intellettuale che morale, che anche fisica. Io vedo una gioventù che negli ultimi 10 anni era sfiduciata e non è un fatto politico in sé della città, è un fatto politico generale. E quindi da pochi mesi, che non c'entrano con l'Expo, perché io condivido fortemente l'opinione di Da Crema sull'Expo, perciò non la trovo brillante. Sicuramente un jackpot, ma sicuramente non porterà un granché a questa città, anche perché in questa città si voleva ricreare l'evoluzione, ritrovare questa energia che c'erano negli anni 75 e 95, diciamo 2000 per San Clemente. Questa Expo andava fatta intramuros. Non andava fatta a Rho, andava fatta in tutti i parchi della città, andavano creati dei spazi. Questo non è stato fatto e per me è un gran rammarico, perché con l'accento che mi sentite io ricordo che mi sembra nel 1903 a Parigi centro fu edificata dal signor Eiffel la Torre Eiffel, che ha portato una valuta immensa a Parigi ed è il simbolo di questa città e il simbolo forse della Francia. Ok, noi che simbolo abbiamo creato qui? Qualsiasi cosa abbiamo provato di proporre non è stato accolto. Scultore, pittore, gente di grande talento come Klaus Bonomi, Joan, come tantissima gente che possiamo citare, non hanno avuto nessuna opportunità di essere visionato dal mondo, che pare che sia stato una concentrazione di gente del mondo intero, che io personalmente non ho visto, ma è vero che la mia età un pochettino di vista è meno scema, la vita c'è, però non ho proprio visto che poco. Hanno creato un ghetto. Allora, qui è stato creato un ghetto, è stato del pacchetto venduto a Rho, 2 notti, 3 giorni, in coda, manca solo un numero, e poi dopodiché siamo a posto, non a matricola. Però voglio dire, io non ho visto la proposta di ricreare una grande energia, ma questo disappunto fa sì che spero e credo che il milanese si sia un pochettino svegliato improvvisamente
e quindi sento questa energia risalire, come io sentii questo negli anni 75. Io sono arrivata più o meno nel 70, e nel 75, 76, 77 saliva un'energia incredibile, affluivano grandissimi creativi, c'erano tanti denari, e dove c'è denaro c'è mecenato e c'è creatività e ci sono progetti. Io credo che questa città sia l'alba di questa rinascita.